Parliamo di pasta fresca. Sono con la Maria. Ciao Maria, buongiorno. Buongiorno. Che cosa c'hai là? Qui ho tortelli di gorgonzola, noci e fichi secchi. Sentite che spettacolo. E poi abbiamo ovviamente Giacomo. Giacomo, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a te. Senti, la tradizione di Pistoia, pasta spianata, una volta c'erano maccheroni, una volta c'erano i tortelli della montagna pistoiese e ora invece qui a Garganello c'è di tutto. C'è di tutto e più che altro si cerca sempre di innovare, strizzando sempre un occhio a quello che è l'accoglienza e i sapori che caratterizzano anche la nostra taverna Gargantua che è qui accanto. Senti, proponete anche la pasta da preparare a casa in tutti i formati, ma anche i sughi da abbinarci. Certo, è un gesto di cortesia nei confronti dei nostri clienti che spesso arrivano da noi trafelati dopo una giornata di lavoro, vengono qui e trovano tutto quanto disponibile, dalla pasta al sugo, e quindi in 5 minuti riescono a tornare a casa e a mettere tutti quanti a tavola. Senti, due piatti che ci fanno venire l'acquolina in bocca, quali sono? Allora, un piatto che consiglierei e che sinceramente abbiamo sempre qui da noi sono i tortelli con l'anduja e la burrata, che quelli sono veramente spettacolari, e gli altri tortelli che veramente mi levano il sonno sono quelli che abbiamo messo da ultimo adesso, con la mortadella, il lime, le mandorle e la ricotta. Poi ovviamente c'è il classico, la pappa al pomodoro, esatto. Ma c'è anche il baccalà coi porri, quindi insomma ricette della tradizione toscana. E soprattutto la cosa che ci piacerebbe far passare come messaggio è che sono tutti quanti ripieni che hanno bisogno veramente di un filo d'olio sopra solamente come condimento, perché il ripieno già di per sé ha una caratteristica, diciamo, importante, una personalità. Maria, però ci sono anche le tagliatelle, i maccheroni, la pasta spianata. Il tagliatello, le pappardelle, le lasagne, i cannelloni, c'è di tutto. Quindi uno viene qua, siamo sulla sala. Siamo sulla sala, quando riapriremo e quando avremo anche, diciamo, il vantaggio di poterci mettere a sedere e fare due chiacchiere, sarà anzi, diciamo, ancora più comodo e ancora più bello nel nostro stile poter accogliere, far vedere quello che abbiamo e poi chiaramente far provare a casa. Bene, io ringrazio Giacomo, saluto Maria. Ciao, grazie. Un bacione e ci vediamo presto. Ciao, grazie. Ciao.